Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy, che finalmente è arrivato il momento. Tocca a me adesso farvi vedere casa. Quindi entriamo, venite con me, vi faccio la presentazione di quello che c'è per adesso, ovviamente, che è ancora un pochettino cantiere, ma mancano solo poche cose. Adesso vi faccio entrare in casa mia. Venite, genti, venite! E questa è la mia umile dimora. Nuova, nuova, nuova. Ovviamente, come vi abbiamo detto anche nell'introduzione, non è ancora finita. C'è ancora del lavoro da fare, come è stato per il video di Davide. Quindi ci sono ancora delle cose, vedrete ancora delle cose un po' sotto forma di cantiere, come ad esempio la scala, che è ancora coperta perché tutta la parte di androne della scala va ancora dipinta. Diciamo che essendo nera, e poi ve la faremo vedere nel video definitivo con le case completamente finite, però in generale mancano poche cose adesso, quindi già settimana scorsa, magari vi lascio qualche clip, era un bordello qui. Prende forma. Niente, coperture a caso. Stanno arredando. È la TV della discordia. E questa è la TV della discordia che avete visto nel video, già bella posizionata. Non ho ancora tolto la pellicola perché volevo farlo direttamente con voi, ma prima vi faccio vedere un po' qui come è organizzata la cosa. La composizione è leggermente diversa perché sono traslate divano e tavolo rispetto a quello che avete visto in casa di Davide, quindi il tavolo noi l'abbiamo messo qua davanti al finestrone gigante, un po' più industrial, diciamo, come stile anche, un po' meno lineare, minimal, che mi piace da impazzire, con l'incrocio delle gambe qua sotto in stile origami, con tanota stonata, la palla incredibilmente pallosa sopra, che però ha il suo perché qui sul tavolo. In realtà prima, quando si vedeva senza l'arredamento, faceva un po', ma la cosa più figa in assoluto sono loro di illuminazione. Loro li amo, sono bellissimi. Non avendo fatto grossi abbassamenti, grossi cartongessi, perché alla fine i cartongessi che abbiamo fatto io e Giulia sono per lo più strutturali, per aggiungere magari dei mobili, quindi aggiungere della profondità alle pareti, eccetera, eccetera. L'illuminazione ovviamente è un po' più diretta, un po' meno tagliente, un po' meno indiretta, quindi le luci si vedono effettivamente, e questa soluzione dei binari a me piace da morire. Perché? Io questi li stacco e li rimetto dove voglio, perché tutta la barra è elettrificata, quindi posso giocarci quanto mi pare. Questa cosa qui è fighissima. Oltre a questo, l'arredamento è abbastanza obbligato, un po' perché abbiamo mantenuto anche nello stile open space, quindi salotto bello grande con tutto un mobilone che segue un po' la TV enorme, quindi con tanto spazio di stoccaggio. In quella zona lì bassa ci andrà comunque dell'arredo, una piantina, un bonsai, un qualcosa. Sembra un videogamer Nexus, figa. Esatto. Quella che vedete lì nell'angolo, il blocco di legno, il pianale di legno, sarà poi quella che vedrete posizionata a casa finita, qui un po' come piano snack divisorio tra sala e cucina. E la cucina è tutta a tutta altezza, bella piena, bella riempiente, con un bel grass nero fighissimo, spettacolare. Tutto Samsung, così posso controllare tutto dall'applicazione o con Alexa. E la parte che ci interessa anche un po' di più, a parte l'angolo TV, è la zona dove Davide ha fatto la predisposizione per i connettori RJ45 per portare la linea. Io purtroppo non ho potuto farla, ma ho qui tutti i rilanci che vanno per la casa, che poi andranno organizzati meglio con un mobile che chiuderà all'interno il router e tutta la parte di networking della casa, quindi ci sarà un concetto simile, un po' meno organizzato da questo punto di vista. L'allarme, la gestione delle telecamere, questo non penso vi interessi granché perché è l'androne con la lavatrice, un primo CES, con la bella carta igienica. Quanto siamo professionali! Che cazzo vi devo dire su un CES? È un CES. Si illumina, c'è scritto Approccio chi legge. Il giardino, poi ve lo faccio vedere, e tutta bella illuminata. Venite, venite.
E come vi dicevo per giù, avendo posizionato delle luci più dirette, quindi non avendo fatto grossi abbassamenti, l'illuminazione della scala l'abbiamo fatta con una bella banda LED attaccata a un filo di metallo, che è fighissima anche questa da vedere, e che illuminerà bene poi le travi anche quando saranno bianche, tutte completamente sbiancate. Vi faccio vedere prima lo studio. Venite. Questa è la stanza dove d'ora in avanti vedrete buona parte dei contenuti, verosimilmente metà, che è ancora tutta in allestimento, quindi video, live, eccetera, eccetera. Come è stato per il video dell'altro giorno dello studio di Davide, questo poi vedremo come allestirlo, ma stavamo già ovviamente facendo delle pensate anche da questo punto di vista. Mancano ancora le pareti, mancano ancora le travi, l'illuminazione. Ho fatto un binario con tanti faretti che posso ridirezionare un po' come mi pare piace, anche qui per dare anche un po' più illuminazione in un punto, se ne voglio più in un punto o in un altro, se lo voglio in un altro. La composizione sarà simile a livello di scrivanie, perché la scrivania grossa di Davide che avete visto l'altro giorno occupa tutta questa parete, dall'altro lato del muro c'è lo studio di Davide. Qui io sarò un po' diverso perché avrò una scrivania lunga, fissa, in questa zona qui, e la parte mobile, quindi la mia parte con le rotelle, sarà l'altro 1,40 m che avanza di questa parete, che potremo giocarci un po' come vogliamo all'interno della stanza. Ma faremo un video anche per lo studio dedicato, per adesso è ancora molto cantiere, è la stanza forse più cantiere di tutte. Quindi andiamo a vedere le altre. Benvenuti nel bagno con le palle. Qui anche qui c'è stato un ristudio un po' del design della camera, non tanto perché in realtà non abbiamo modificato moltissimo la struttura, però in generale abbiamo rivisto un pochettino gli spazi interni, aggiungendo pure la nicchia con la porta saloon e la doccia, con il bel soffione e la cascata, cazzi e mazzi, e soprattutto la cosa che è più caratteristica in questo bagno ovviamente sono le travi bianche e le luci a palle, che come vedete non sono ancora collegate bene perché ovviamente quella ragnatela di cavi andrà modificata prima o poi nelle prossime settimane. Palle, palle e ancora palle. Questo è lo studio ancora non dedicato a niente, quindi cose. Vedremo un po' cosa farci in futuro, già avevamo qualche pensata per metterci una postazione da qualche parte, però in generale questa è la stanza più al momento non dedicata a niente della casa. Non parlate di bambini, nei commenti vi guardo, vi leggo, non parlate di bambini. Che poi Giulia legge tutto, voi non credete, ma... E questo è lo studio di Giulia, la stanza più geometrica della casa, con il pallone più gigante della casa. Una bella luna, perché lei voleva l'effetto luna. Adesso magari ve l'accendo da qualche parte, vediamo se no. Che ovviamente vista con il sole che entra dalla finestra, sì, ovviamente flickera. E infine la camera da letto. Anche qui molto molto semplice, tutte le travi poi alla fine verranno belle bianche sbiancate. Qui, a differenza di Davide, anche noi abbiamo mantenuto un po' più il progetto originale, quindi la camera, la cabina armadio è più piccola, è leggermente più piccola, e la stanza effettivamente ha tanto spazio oltre al letto. Però è molto semplice alla fine, non c'è niente di particolarmente elaborato. Vogliamo mettere un bel binario qui per richiamare sotto, ormai binari ovunque. Nella vita futura farò il tranviere. E qui ci staranno le mie due magliette idiote, finitali, e tutto il resto sarà di Giulia ovviamente. E questa è l'infinità del cazzo che me ne frega. E qui, esattamente come l'avete visto per Davide, c'è l'infinito giardino, che al momento è la terra di nessuno perché è piena di sterpaglie e roba brutta, a parte quel piccolo pezzo di erba che è cresciuto davanti. Però in generale anche qui ci faremo dei bei progetti, oltre a farci delle belle grigliate. Anche qui la dimensione è più o meno la stessa, sono 10 metri in lunghezza e poi gira attorno alla casa con più o meno 5 metri anche lì. E dall'altra parte c'è il mio compare. Mi presenta la mia squadra! Quindi grandi grigliate insieme, questa è la previsione. Ma prima di salutarci, la cosa più importante di tutte. Ora va meglio. Sono in giardino praticamente.
E il TV è ufficialmente inaugurato. Ma che bello sto punto di vista, cazzo. Quindi ragazzi, questa era la casa di Lore. Ma che figata. Spettacolo. Ovviamente, come per l'altro video, fateci sapere se vi piace, punto numero uno, ma poi se avete dei suggerimenti, delle cose che magari potremmo prendere di ispirazione per migliorare, posizionare in qualche punto, magari a livello di illuminazione, a livello di aggiunta tecnologica, a livello di quello che volete. Arricchitelo anche voi il video così qua sotto nei commenti, così ci facciamo ispirare e procediamo all'acquisto e allo sperperamento di denaro seriale come siamo abituati e ben esperti nel fare. Quindi ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate qua sotto, ricordatevi tutti i nostri social, Prodigy Cofferte e Just Star Kids, tutti che stanno uscendo belle cose in questo periodo, e alla prossima ragazzi!